Ma guardi, non serve adesso tagliare l'IVA, ma non serve perché qualsiasi, non teoria economica, ma chiunque, come dire, frequenti o bazzichi ogni tanto nella vita reale, sa che 2 punti di IVA non incidono affatto sul rilancio dei consumi. Per rilanciare i consumi devi mettere soldi nelle tasche delle persone e quindi lavorare sulle aliquote dell'IRPEF, lavorare sul sistema fiscale. Annunciare misure temporanee e estemporanee, questo caso come l'IVA, non solo non fa ripartire i consumi, ma è un costo che poi difficilmente lo Stato può recuperare. Siccome è un governo che, ahimè, dopo 9 giorni di stati generali, dopo questa cura da cavallo di ascolto, non ha partorito nulla, il Presidente del Consiglio se ne esce fuori con l'IVA. Dopodiché, ripeto, sbaglia proprio la prospettiva. Prospettiva è questo paese dove lo vuoi portare nel 2021? Quali sono gli asset fondamentali? L'acciaio? Vuoi fare sull'acciaio una filiera che, per esempio, individui i pilastri fondamentali, automotive, edilizia, infrastruttura? Da lì devi partire, andando a Terni, andando a Taranto, intervenendo sui nodi centrali del paese, mettendo in moto quello che questo paese ha bisogno, che non sono le misure spot, perché in questo momento, l'avete detto prima, il 16 maggio il ministro delle Infrastrutture fece una conferenza stampa per dire il 1° giugno sarà in gazzetta ufficiale il decreto semplificazioni. Quello è un decreto che aspettano tutte le imprese, tutti coloro che vogliono investire nel paese. Se all'alba del 23 giugno non hai ancora neanche la bozza di quel decreto, ma che credibilità vuoi avere Allora, il Premier dall'Europa che ti Conte deve dare ha tutti questi annunciato, ha soldi per assicurato che entro questa settimana il questo? decreto semplificazione sarà licenziato dal Consiglio dei Ministri. Speriamo.